Direttore, buongiorno. Oggi firmate un accordo con la città metropolitana. Si sta facendo tantissimo per Ercolano, per tutta l'area del Vesuvio. È una giornata di festa, firmiamo questo protocollo d'intesa che suggella un rapporto con il territorio. Il parco è fortemente rivolto all'integrazione con il territorio perché vuole che gli spazi storici siano vissuti come spazi contemporanei, compatibilmente alla conservazione, ma devono essere vissuti dall'intera comunità locale. Ecco, ma se lei dovesse dire in che modo le autorità locali, le amministrazioni, la città metropolitana può aiutare lo sviluppo del territorio, ma soprattutto l'attività che fate voi? È fondamentale la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso azioni come quelle che stiamo decidendo con questo protocollo d'intesa. Sensibilizzare e far partecipare i giovani, che sono il nostro futuro, sono altrettanti investimenti per un futuro sostenibile dove questi spazi sono vissuti, frequentati, utilizzati. Ci sono poi tutta una serie di attività legate all'imprenditoria, legate a quelli che sono i flussi turistici che noi stiamo generando. Il parco archeologico aumenta di visitatori di anno in anno e noi vediamo già ad Ercolano locali che si aprono, ristoranti, bed and breakfast. Questa tutta la infrastruttura legata al turismo è per noi fondamentale, perché ricordiamo sempre che per un turista il biglietto da visita, l'esperienza del sito non comincia affatto all'ingresso del sito, comincia molto prima, dall'aeroporto, dalla stazione. Da allora in poi tutti noi, quindi compresi gli enti territoriali, dobbiamo prendere in carico e curarci queste persone che diventeranno nostri ambasciatori nel mondo.